grande associazione, principalmente con l'Unione Allevatori, ma sono state sempre delle realtà territoriali, locali, con i propri limiti e anche con i propri meriti. Oggi noi abbiamo la necessità, o forse siamo proprio allo stremo delle forze, ed è la disperazione che ci spinge verso questa necessità. Abbiamo la necessità di mettere in piedi un movimento su vasta scala, su base regionale, perché le piccole associazioni locali, con tutto l'impegno e con tutti i meriti che possono avere, non possono affrontare quello che ci sta accadendo. Io ho seguito con molto interesse l'intervento di Franco, l'intervento di Peppe Di Rosi, che conoscevo da prima, dai tempi di Agrisat, Simenza, con l'Unione Allevatori abbiamo fatto vari cortei e vinto anche qualche battaglia, qualcun'altra no. E ho seguito con molto interesse e condivido pienamente tutto quello che hanno detto. Mi permetto di aggiungere brevemente per dare un concetto. Mi permetto di aggiungere e di dirvi che quello che ci sta succedendo, gli attacchi che noi subiamo dal fotovoltaico e non solo dal fotovoltaico per impossessarsi delle nostre terre, perché spesso anche altre entità, anche la criminalità organizzata si vuole impossessare delle nostre terre e spesso è riuscita a farlo presentandosi sotto mentite spoglie. Io sono un allevatore dei Nebrodi e vi assicuro e vi testimonio che i Nebrodi sono qua dentro e ci saranno ancora più numerosi su questo movimento, su questa protesta, su questa proposta che avanzeremo. Io sono qui anche a testimoniarvi che dalle nostre parti ci hanno provato a privarci delle nostre terre. Io sono la testimonianza diretta che hanno toccato duro e se ne sono andati a gambe levate, perché le grandi, le nostre valli appartengono ai contadini. Ma non sono gli unici che ci attaccano politica, principalmente perché la politica rappresenta solo e esclusivamente un nostro controinteresse. Perché vogliono le nostre terre, perché vogliono il nostro mercato. Signori miei, noi siamo in grave difficoltà. Oggi pagare, avere una trifase, una presa di borsa in azienda è diventato impossibile, sono 2.000 euro l'anno, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando per fare due cose. Ma non è solo questo, loro poi ci attaccano perché vogliono il nostro mercato alimentare. Perché badate bene, signori, non siamo solo noi in difficoltà, anche nelle città sono in grande difficoltà e la nostra lotta dal territorio deve partire una lotta che unisce tutta la Sicilia. Io mi concludo, lascio spazio ad altri, ringrazio Anthony, un giovane che si è impegnato. Ci siamo sentiti quasi ogni giorno di tutti i giorni. Poi l'ho visto, mi è sembrato un ragazzino e ho detto, qua è la nostra speranza, se tutti sono come lui. Allora, ho perso un po' il filo del discorso, stavo per concludere dicendo che noi dobbiamo principalmente difendere il mercato dei nostri prodotti attraverso alcune proposte, attraverso il confronto, attraverso la lotta, perché è proprio perché l'identità di un movimento nasce con la lotta, il confronto e la proposta. Perché badate bene, signori, qualche volta andiamo a fare la spesa, ma le nostre mogli lo sanno meglio di noi. Guardate che mangiare è diventato un lusso e ti propongono solo porcherie. Questa è la nostra lotta, questa deve essere la nostra battaglia per la nostra terra, per difendere la nostra democrazia e per difendere i nostri territori. Concludo dicendo che i Nebrodi ci sono e ci saranno.
e sono sicuro porteremo avanti la nostra proposta, e se non sarà sufficiente alzeremo i nostri bastoni, perché devono